Grande fratello. Alfonso Signorini scioccato. La decisione shock di Perla Vatiero dopo il caos. Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un like e attivare la campanella per non perderti tutti i prossimi aggiornamenti. Perla Vatiero, concorrente del Grande Fratello, sta attraversando un periodo complicato, caratterizzato da un umore molto basso. Questo stato d'animo è accentuato da un recente e difficile confronto con Mirko Brunetti. Secondo quanto riportato da Isa e Kia, Perla ha esposto il proprio disappunto. A me piace sapere ciò che la persona pensa di me. Vedere un amico fare le stesse cose con un'altra persona qui dentro non mi sta bene. Durante una discussione con Letizia e Greta, Perla ha mostrato grande insofferenza, manifestando anche una forte tristezza. Le sue dichiarazioni hanno suscitato clamore. Ha infatti affermato: "Mi dispiace che sia successo per una sciocchezza, come quella che è stata vista a letto. Una curiosità personale che non dipende dal fatto che ti piaccia o meno una persona. Siamo in un contesto ristretto." Poi, un annuncio sconvolgente. Perla ha ricordato quanto accaduto in puntata, rivelando le sue intenzioni. "Avrei preso le valigie e sarei uscita per andare da lui. Ma come facevo a 2 settimane dalla fine? Sarei stata folle. Non me lo perdonerei e nemmeno lui. Lo conosco. È folle quello che ha pensato. Non lo accetto." Queste parole non hanno convinto molti spettatori, che hanno espresso dubbi e critiche sui social network. "Sei ridicola, e ancora qui stai. Prima dice che lo avrebbe fatto, poi che non ha senso. Ma chi ti crede ormai?" Le reazioni dimostrano come la vicenda di Perla abbia suscitato forti emozioni e controversie tra il pubblico. Lascia un commento alla fine del video, e seguici per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito. A presto con un nuovo video.